metterò la seconda canna a fondo, ho l'ultimo pezzettino, proprio gli ultimi 10 centimetri di rimini. Quella è al solito con il brigattino e il pasturatore. Speriamo bene. Allora amici, ho controllato la canna con i rimini e ce n'è ancora un bel pezzo. È stata rosicchiata come credevo, però è ancora buona. E l'ho lanciata. L'ho lanciata di nuovo. Adesso, come mi ha chiesto giustamente Giuseppe Miluzzo, quando vado a pescare con il pasturatore, uso sempre il pasturatore oppure vario. Comunque, in questo caso c'è molta corrente. E il pasturatore lo sposto praticamente a terra. Io ora lo vado a smontare e gli metto un piombo. Vediamo se riesco a stare un po' più fermo. Al momento non potrò pasturare. Se calma un pochino di corrente, andrò di nuovo a montare il mio pasturatore. Montiamo di nuovo il piombo e lanciamo, dai. Pensare che dai ragazzi, pasturatore bigattino scorrevole, il pasturatore, due pallini di gomma morbida, ma ecco, di solito prima della girella a moschettone, e un bracciolo di un metro abbondante, 1,20 m, 0,16, 0,18, e l'amo 11, a volte 14. Pensare che amici, un saluto a questo Saraghetti. Ci vediamo alla prossima e speriamo di fare qualcosina in più. Oggi non ha buttato molto il mare, però dobbiamo essere sempre felici e contenti. Ci siamo rilassati abbastanza e ora è l'ora di tornare a casa, dai. Mi raccomando, iscrivetevi sempre. Metteteci un like. Alla prossima, ragazzi.